Venite con noi nell'oceano a mezzanotte. Qui si muovono ombre vive. Forme spettrali vanno alla deriva nell'oscurità. Creature cieche danzano nella luce della luna. Serpenti sorgono a cacciare le stelle mentre i volti svaniscono. Qui vivono le creature degli incubi dell'infanzia. Seguite i mostri dei miti e delle leggende sotto un mare oscuro. Su metà della Terra il giorno volge al termine. Sotto la superficie cupa del mare sono già calate le tenebre. Ora la nostra ancora di salvezza sarà la luce, sarà l'aria. Penetriamo nel mondo nascosto e ombroso, un mondo di segreti svelati che passano come fantasmi nella notte. Un posto dove le regole normali dell'equilibrio, della gravità e dell'orientamento sono alterate dall'elemento stesso, dall'acqua. Quando tramontano gli ultimi raggi del sole, ci addentriamo in un regno dove prevalgono le tonalità cupe e spente. Qui il semplice passaggio dal giorno alla notte è una celebrazione. Il tempo si misura in secoli, in millenni, in centimetri di incrostazioni e di crescita. Si misura dalla durata della vita di organismi primitivi, ma perfetti. Le spugne sono un gruppo di semplici creature, di grande diversità e varietà di forme. Alcune si addentrano nelle rocce e nei coralli, altre tappezzano il fondale attaccandosi alle falde del fondo. Si nutrono filtrando l'acqua, perciò la loro esistenza dipende dall'acqua del mare. Spesso raggiungono grandi dimensioni e un'età ragguardevole. Ci sono circa 10.000 specie di spugne marine. Sono molto diverse l'una dall'altra, assumono varie forme e vari colori. Sono prive di organi e di tessuti specifici. Spesso è necessaria un'analisi al microscopio per identificare le specie individuali. Anch'esse bloccate in un tempo immutabile, le ascidie si nutrono. Sono strettamente imparentate con i vertebrati. Una schiera di semplici creature fa a gara per lo spazio sulle rocce. La competizione è feroce e non va sprecato neppure un centimetro. Con un aspetto duro e pietroso che risalta quando viene illuminata, una distesa di fragile corallo corna di cervo è ricoperta da una folla di polipi intenti a mangiare. Quando sopraggiunge la notte, la nostra zona di osservazione si allarga, rivelando innumerevoli meraviglie celate negli scuri abissi. Un pesce che si ritrae in un crepaccio si prepara per la notte. Un balistide utilizza una comoda formazione di corallo come un'amaca rovesciata. Anche se non sta dormendo sul serio, questo tordo Napoleone sembra ignorare il suo irrequieto compagno di letto. Dal momento che è privo di palpebre, questo pesce reagisce alla luce e al movimento anche quando è assopito. Queste creature non hanno bisogno di palpebre, dato che dormono sotto un velo di lacrime. Alcune, come questo pesce unicorno macchiato, sembrano ignorare gli intrusi. Un pesce scatola macchiato si annida al riparo in mezzo alle spugne, mentre un altro esemplare della stessa specie, in una diversa fase di colore, cerca di accomodarsi per la notte in una culla di corallo.
La presenza della luce artificiale può far agitare queste creature assonnate. Sono in uno stato intermedio tra il sonno e la veglia. Qualcuna, più desta, sceglie di volare. Il pesce imperatore rivendica il suo territorio di fronte a qualsiasi intrusione. Un pesce angelo mascherato, completamente sveglio, si dirige verso un posto più tranquillo in cui riposare. Con un pigiama a pois, un maschio di pesce scatola macchiato sembra piuttosto riluttante ad abbandonare il suo letto. La presenza della compagna lì accanto ispira senza dubbio la sua galanteria. Ecco presi alla sprovvista due compagni di letto davvero improbabili. Un granchio e una murena zebra si dividono un rifugio di roccia. Ben determinata a mettersi a letto al sicuro, dentro un'anemone di mare che però non collabora, una coppia di pesci pagliaccio di Clark sembra alla ricerca del punto migliore. Protetti dagli effetti dei tentacoli urticanti da uno strato di muco, questi pesci hanno stabilito un rapporto di dare e avere con l'anemone, anche se a volte il loro ospite sembra un po' riluttante. Reagendo al cambiamento di luce, queste creature diurne entrano in uno stato in cui il loro aspetto è alterato. Questo cambiamento è evidente nel pesce pappagallo dalle macchie indistinte, notturne. Mentre di giorno i suoi colori sono vivaci, brillanti e ben definiti. Ancora un cambiamento fra i colori del giorno e quelli della notte. Questo pesce farfalla muso giallo ha un aspetto pallido mentre si prepara per la notte. Stimolato a svegliarsi, recupera il suo manto color canarino. E il cambiamento notturno del pesce farfalla chevron è ancora più spettacolare. È come se le componenti del suo disegno diurno fossero concentrate lungo la striscia laterale. Questi mutamenti sono dovuti a un gruppo di cellule della pelle che controllano i colori, i cromatofori, che reagiscono direttamente alla luce. Nel torpore notturno, molti pesci non si affidano più ai segnali visivi come fanno di giorno. Segnali così importanti per un aluteride che può persino controllare la struttura del proprio corpo per mimetizzarsi. Qualcuno, come la scorpena rossa, approfitta pienamente di questa capacità. Durante le ore di oscurità si confonde con il fondale. Quando è attiva è di un bianco immacolato per mimetizzarsi perfettamente con le zone sabbiose che predilige. Inalberando un'unica striscia bianca laterale mentre riposa, il pesce farfalla giallo modifica il suo aspetto fino a diventare un'ombra solida durante il giorno, quando va in cerca di cibo sul fondo insieme alla sua compagna. Un'oscurità profonda riempie l'oceano di notte, mentre molti pesci dormono. Un piccolo cavo sottile è l'unica cosa che ci collega al mondo esterno. Le nostre luci, per quanto potenti, sembrano insignificanti in una simile distesa di buio. Un gruppo di spettrali coralli bastoncello difende gli ingressi ai segreti luoghi del riposo. Ogni fessura, ogni crepaccio sembra pieno di forme addormentate. Un
Un pesce pappagallo bicolore è disteso sul fondale ghiaioso e non si accorge dell'attività che ha luogo lì vicino. Un altro esemplare si prepara in modo davvero unico alla notte. Al sicuro nel suo nascondiglio preferito, si è avvolto in un bozzolo di muco. Si ritiene che questo velo, tessuto come una sottile ragnatela, serva a intrappolare l'odore del pesce in modo che non possa essere individuato dai cacciatori notturni o dai parassiti. Protetto nel suo mantello, il pesce pappagallo trascorrerà la notte al sicuro. Con il bozzolo del pesce pappagallo, la trasformazione da giorno alla notte è completa. La luna resta la padrona del cielo e la signora delle maree. Attraverso i passaggi rocciosi scavati dal mare che percorriamo, questo fragile raggio serve a poco. Illumina solo in parte il peso opprimente dell'acqua cupa. Con l'arrivo della notte, entra in scena un nuovo gruppo di creature. Gli animali che si nutrono di carcasse, gli animali spazzini. Questo granchio decoratore ha scelto un enorme pezzo di spugna per mimetizzarsi e quindi difendersi. Di giorno rimane fermo, invisibile tra i detriti del fondale. Nei suoi giri notturni può anche andare in cerca di qualcosa di più piccolo. Il decoratore non si limita a utilizzare le alghe e i pezzetti di erbe marine per nascondersi. Li usa anche come farebbe un pescatore con la lenza e di tanto in tanto controlla se ha catturato qualcosa. Qualcuno si affida a sistemi elaborati per raggiungere l'effetto desiderato. Altri invece adottano un approccio più semplice, anche se letale. Questo granchio decoratore si è adattato a vivere in mezzo ai rami di un pungente idroide. Immune al veleno del celenterato, usa uno o due rami come protezione personale. Senza nessun bisogno di ricorrere ai sotterfugi, il granchio reale conta sulla sua pesante armatura e sulle chele poderose per scampare ai pericoli. Spesso raggiunge quasi un metro di diametro ed è ben preparato ad affrontare chiunque. Recettori sensibili assaggiano l'oceano notturno per individuare le possibili prede. Gli occhi peduncolati e le antenne drizzate fanno del granchio uno dei principali animali spazzini dell'oceano. Dal momento che non possiedono una propria armatura, i paguri prendono temporaneamente alloggio nelle conchiglie abbandonate da altre creature. Quando diventano troppo grandi per le loro case mobili, le abbandonano e ne cercano un'altra più ampia. Questo esemplare ha scelto con cura un gruppo di anemoni urticanti e se l'è messo sul carapace. Quando vengono estroflessi, i pericolosi tentacoli diventano un doloroso deterrente. Lasciando il nido, un esercito di aragoste spinose si dirige all'aperto in cerca di prede. Queste creature notturne hanno un antenato in comune con gli insetti. Vagabondano sul fondale in cerca di cibo. Non tutte le aragoste sono simili. Reminiscenze di un ritorno a tempi lontanissimi, queste aragoste si muovono furtivamente sul fondo del mare. Mangiando abilmente i pezzi migliori, un gambero del corallo è intento al suo banchetto notturno e sembra che gusti ogni boccone. Un gambero unicorno si unisce al festino.
Scivolando su una scia di bava, una chiocciola scarlatta striscia attraverso le rocce in cerca di cibo. Brucando tra le spugne, una ciprea bada ai fatti suoi. La lepre di mare è una spazzina vorace che si nutre di alghe marroni e verdi alle quali deve il suo colore. La sua carne, dallo spiacevole sapore di fegato, la rende una preda assai poco ricercata. Un incontro con un'oloturia intenta a mangiare non ha conseguenze. Nessuno dei due animali è un pericolo per l'altro. L'oloturia è specializzata nel nutrirsi. Il suo corpo spesso, carnoso e pulsante, è munito di un lungo intestino. È semplice ed efficiente. La bocca a un'estremità, l'ano all'altra. Usando i tentacoli, esamina il fondale in cerca di cibo. Affidandosi ad una tecnica altrettanto efficace, un'oloturia scavatrice lascia che i suoi tentacoli cerchino qualcosa di commestibile. Li estende per metri attorno al corpo immobile e fisso e le particelle di cibo aderiscono ad essi. Quando ha finito di nutrirsi o quando individua un pericolo, i tentacoli vengono ritratti. Scendendo dall'alto come uno spettro, la pallida sagoma di una rana pescatrice si adagia tra i ciottoli. Il suo colore cinereo e la sua consistenza servono a imitare l'aspetto di una spugna. Usa le pinne come zampe primitive. Assomiglia ad una maschera mortuaria sbiancata. In cerca di prede attraverso una giungla di corallo, un pesce scorpione ispeziona i crepacci e i recessi per stanare prede nascoste. Bello, ma letale. Intento a compiere la sua missione notturna, non teme di diventare a sua volta una preda. L'abito sgargiante del pesce scorpione è un avvertimento fiammeggiante. Ogni spina contiene una dose di potente veleno. Costringendo la vittima predestinata ad una posizione che non lascia scampo, fa ben attenzione a cogliere il momento opportuno per colpire. Mentre va a caccia, una coppia di pesci scorpione zebra intreccia gli aculei velenosi. Oltre all'agguato, anche il loro aspetto, che non è certo quello di un pesce, serve a confondere la potenziale preda. Sempre di fretta, questo pesce scorpione ocellato cammina di corsa lungo le pinne pelviche, mentre le pettorali larghe e piatte lo fanno sembrare più grande di quanto non sia in realtà. Tra le creature velenose, nel mare di notte si aggira la scorpena. Ogni aculeo coperto di muco contiene una dose di tossine. Ferma sul corallo, aspetta. Aspetta come un demone addormentato.
Questi pesci gatto in banco possono infliggere punture dolorose. Mentre si aggirano tra gli scogli, tengono alla larga i predatori con i velenosi aculei dorsali. Il nostro obiettivo cattura un avvenimento molto raro. Questo pesce istrice si reca sulla sabbia e si dedica alla ricerca di cibo di notte. Di solito è una creatura della scogliera, un placido divoratore di molluschi e di ricci. Ma stanotte sembra che il suo vagabondare abbia uno scopo più sinistro. Guardingo di fronte ad ogni pericolo, un ghiozzo spunta dalla sua tana. Il pesce istrice colpisce, ma il ghiozzo è troppo veloce. Tutte le creature si trovano su una linea sottile che divide il predatore dalla preda. Un giro incauto nella tana di una murena e il nostro feroce amico, il pesce istrice, deve effettuare una veloce marcia indietro. Rendendosi il più possibile di gusto sgradevole, ingoiando acqua di mare, gonfia il corpo e drizza gli aculei. Il pesce palla macchiato non ha aculei difensivi, ma adotta un altro efficace deterrente: diventare troppo grande da inghiottire. Un pesce palla bicolore che non riesce a stare a galla va a posarsi sul fondale. Dall'ombra fa a capolino una murena gigante che decide di fermarsi nella sua tana finché non passa la nostra luce. Tutti i membri della famiglia delle murene sono dei veri cacciatori notturni. Questa anguilla tigre, che sembra proprio un serpente, non si cura affatto della torcia e continua a pattugliare un territorio desertico. Con grandi occhi sensibili alla luce, una chimera imparentata con gli squali e le razze sembra volare nelle tenebre. Ecco un mostro da incubo, oggetto di miti e di leggende, che ha la fama di attirare negli abissi le navi e i marinai. In realtà si tratta di un mollusco molto evoluto e intelligente, un parente delle lumache, dei molluschi bivalvi e dei calamari, ma in grado di ragionare e di ricordare. Questo polpo gigante del Pacifico, il più grande della sua famiglia, può raggiungere una larghezza di quasi 10 metri e arrivare a pesare anche 270 kg. Ognuna delle sue 2000 potenti ventose è controllata indipendentemente dalle altre. Ha una vista acuta e anche gli altri sensi sono efficienti.
La piovra del Pacifico va a caccia quasi esclusivamente di notte, calando sulla preda sventurata e attirandola verso il suo becco da pappagallo, situato alla base dei tentacoli. Anche se la sua fama di crudeltà e di terrore è totalmente immeritata, non c'è dubbio che questo predatore sia il padrone della notte. Ma anche per questi invincibili giganti il pasto non è sempre una facile conquista. Ogni creatura affila le proprie armi difensive, stratagemmi, mimesi, simbiosi, tentacoli e veleni fanno sì, secondo l'antica legge della natura, che l'equilibrio della fauna marina resti inalterato nel corso dei secoli.